John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone della Serie A del calciomercato 2023-2024. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, arriviamo a 490.000 iscritti, cifra tonda, e vi porterò il pagellone del calciomercato delle big estere. Vi invito a lasciare tantissimi mi piace e farmi sapere il vostro voto sulla vostra squadra del cuore qui sotto, in un commento. 3-2-1, e noi partiamo subito! Atalanta, D'Amico. L'Atalanta ha iniziato a ragionare da grande e lo ha fatto vedere soprattutto in questo calciomercato. La cessione di Rasmus Højlund a quelle cifre poi è un grande capolavoro. La partenza più onerosa della storia del club, che poi ha permesso di rispendere tutto il budget sul mercato per costruire una rosa all'altezza. Per una Roma che fa fatica a spendere per Scamacca, con l'Inter che chiede lo sconto sul cartellino, i bergamaschi vanno invece diretti ad accontentare il West Ham. Touré è un rischio che i bergamaschi hanno voglia di correre, infortuni permettendo, ma tempo al tempo. E se De Ketelaere è una scommessa che sembra difficile non vincere, la compagine nerazzurra si è presa pure la briga di sistemare le fasce, con gli arrivi di Bakker ed Emil Holm. Perfetto Kolasinac da braccetto, aggiungendo inoltre tutti i calciatori che il direttore sportivo è riuscito a piazzare e che Gasperini vedeva come esuberi. Unico aspetto negativo, il non essere riusciti a chiudere per il difensore centrale, dopo il rifiuto di Buongiorno e il mancato accordo con Yen. Voto 8. Bologna, Di Sartori. Splendido anche il mercato del Bologna. Con la cessione di due centrocampisti, Scouten e Dominguez, i rossoblù hanno incassato 25 milioni di euro, soldi con i quali hanno rifatto la squadra. In mezzo al campo sono arrivati come sostituti l'esperto Freuler e la promessa Fabian. Ma poi la squadra è stata assolutamente rafforzata. Sulle fasce il riscatto di Posch e gli arrivi di Christensen e di Calafiori permetteranno di allungare la rosa. Beukema può essere la sorpresa da difensore centrale, mentre l'attacco è stato completamente ristrutturato con gli arrivi di Ndoi e Carson, pagati assieme 20 milioni, e la scommessa Selmeker. Da grande squadra anche l'essere riusciti a cedere solo a convenienza, trattenendo invece sia Orsolini che Lewis Ferguson. La scelta di non prendere una punta è stata probabilmente dovuta dalla scarsa abilità di Thiago Motta di valorizzare attaccanti da 10 milioni. Veda Zinzola prima e Arnautovic poi. Si punterà su Zirkzee. Voto 7,5. Cagliari di Nereo Bonato. Faccio fatica a dare un voto al mercato sardo, perché che qualche calciatore sia interessante lo abbiamo già visto, ma saranno in grado di salvare la compagine di Claudio Ranieri? Si punta su un cavallo per ruolo, Augello sulla fascia, fedelissimo del mister con cui ha fatto grandi cose alla Samp, Yankto in mezzo al campo, Shomurodov davanti, nel finale arriva anche Petagna Lasminiut per coprire il buco lasciato dall'infortunio di Lapadula. Poi le grandi scommesse, da Prati a Di Pardo, passando per il buon Sulemana e soprattutto Ristanio. Il tempo sarà giudice, ma il grande lavoro dovrà farlo il mister. Curioso di valutare Vielesca dietro assieme a Atsidiakos. Vediamo Scuffet, gran ritorno in Italia, sebbene non mi sembra stia giocando titolare. Anzi, voto 6. Empoli di Pietro Accardi. Va bene far soldi dalle cessioni per presentare un progetto sano, ma i toscani in questa sessione, dalle partenze, hanno fatto ufficialmente oltre 50 milioni di euro, spendendone a malapena più di 5. Certo, l'organico presentato a Paolo Zanetti potrebbe bastare, ma le cessioni di Vicario e Parisi dovrebbero farsi sentire non poco. Alla fine gli azzurri prendono Pezzelle e Grassi svincolati dal Parma, Caputo in regalo dalla Samp, poi una marea di prestiti da Simone Bastoni a Daniel Maldini, passando per Berezinski, Kovalenko e Malè. Hanno puntato su Caprile, salvo poi vederselo infortunato subito. Hanno quindi chiuso anche per Berisha, 34 anni, ma che non gioca da qualche stagione. C'è Valugievic dietro, ma i grandi spunti della stagione dovrebbero essere Ghiasi e Cancellieri. Ad ogni modo, non mi sembra un mercato fatto con prospettiva e soprattutto con intelligenza. Beh, non mi è piaciuto. Voto 5. Fiorentina. Ecco. Compra De, se si parla di un progetto, non si può non citare la compagine viola. Ceduto Cabral a 20 milioni, con quei soldi sono arrivati sia Beltran che Nzola, riuscendo inoltre a piazzare Jovic in prestito. Altro capolavoro, la cessione di Igor a 17 milioni.
In entrata però rischiano di non essersi rafforzati troppo. Christensen è una bella scommessa in porta, ma per me, come tutti gli altri, perderà il posto a breve per il solito terracciano. Jerry Mina può funzionare, sebbene sia un ex stella, ma soprattutto arriva Parisi, di cui non ce n'era bisogno, visti i titolari, Biraghi e Dodò, con Kayode in rampa di lancio. Arthur Melo però è il vero colpo in mezzo al campo. Inoltre non si fanno trovare impreparati e con la partenza di Amrabat a 2 ore dalla fine del mercato arriva anche il colpaccio Maxim Lopez. Tutto sommato bene, sono anche riusciti a trattenere Nico Gonzalez, nonostante la miriade di offerte ricevute. Voto 7+. Frosinone di Angelozzi. Per dare una valutazione bisognerebbe citare in ordine di ruolo tutti i calciatori presi, perché i ciociari hanno comprato mezzo mondo, e questo non è un metodo che solitamente mi fa impazzire. Turati in porta in prestito con Cerofolini a zero, Ocoli in difesa in prestito assieme a Monterisi e Simone Romagnoli, Marchizza a titolo definitivo sulla fascia con Lirola in prestito, in mezzo al campo arrivano Barrenecea in prestito, Burabia, Massitelli e poi l'investimento su Arraui, in attacco Cuni dal Bayern 2, Sulé e Caio Jorge in prestito dalla Juve, che dire in prestito dal Napoli, Ibrahimovic fake, Renier sulla tre quarti e la scommessa a Kvernazze. I nomi sono buoni, ma solitamente chi cambia così tanto non dura a lungo, e soprattutto l'anno prossimo perderanno la bellezza di 10 calciatori nel giro dei titolari, che sono temporanei. Inoltre, i nomi che conoscono bene la Serie A e sanno come salvarsi sono pochi. Diamo però una sufficienza striminzita, perché i gialloblu non si sono mai salvati nella loro storia in Serie A, quindi apprezziamo il tentativo, soprattutto considerando che l'ultima volta nel massimo campionato avevano scelto di mantenere l'ossatura, finendo però retrocessi. Voto 6. Genoa. Marco Ottolini. Il loro mercato mi è piaciuto molto di più, perché per loro i calciatori in prestito che faranno i titolari si contano sulle dita di una mano, ovvero De Winter, Torsby e Malinowski, tutti giocatori da metà classifica che conoscono la Serie A, specialmente quest'ultimo, che se integro può essere un colpaccio. A parametro zero hanno investito su un buon secondo come le ali e sul ritorno di Kevin Strootman, oltre che la grande scommessa Aaron Martin. Interessanti Messias e Cutlu, il vero colpo lo fanno davanti con Retegui, pagato 12 milioni di euro. Calciomercato da squadra che ha ambizioni più importanti rispetto al mero navigare a vista. Bravi. Voto 7. Inter. Ausilio e Marotta. Ma di che parliamo? Analizziamola in entrate e in uscite. Ci perdono con la partenza di Onane Andanovic e gli arrivi di Sommer e Audero, ok? Non tanto sul presente ma sul domani. Però poi Skriniar non giocava da un anno ed è stato sostituito da Pavard. D'Ambrosio dal giovane Bissek, sulle due fasce fuori Gosens, comunque ceduto a 13 milioni nonostante l'avventura fallimentare, e dentro Carlos Augusto, reduce da una stagione illuminante a Monza. A destra arriva l'esperienza di Cuadrado, quindi l'addio di Brozovic compensato da due acquisti, il giovane forte Frattesi e l'esperto Klassen. In avanti fuori Correa per Sanchez e fuori per Arnautovic. Perdere Lukaku non è stata una scelta, ma un obbligo, eppure sono arrivati a Turam. Non male, dai! Voto 9. Juventus. Giuntoli. Niente di spettacolare, soprattutto per l'arrivo del nuovo direttore sportivo che aveva fatto vincere lo scudetto a Napoli. Ma i bianconeri avevano comunque una rosa molto lunga e senza competizioni europee. Il voto si dà sugli esuberi piazzati. Arriva solamente Weah titolare per ringiovanire la rosa al posto di Cuadrado, preso tra l'altro a giugno per fargli fare tutta la preparazione. Poi si punta su rientrante Cambiaso, facendo scouting con l'arrivo di Facundo Gonzalez. Il top è essere riusciti a sistemare tutti i calciatori in uscita, da Zaccaria al Monaco, valutato 20 milioni, alla coppia su Leccaio al Frosinone, passando per Frabotta, Luca Pellegrini, De Winter, Piazza, Bonucci, Cuadrado e Di Maria. L'unica nota dolente, la cessione alla Lazio di Rovella, tra l'altro a cifre ridicole, ne avrei fatto volentieri a meno. Voto 6,5. Lazio di Fabiani e Lotito, in realtà, perché fa mercato anche Lotito. Vi dico la verità, con Sarri in panchina e con la Champions League mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto se si pensa che alla fine dalla qualificazione alla competizione europea più importante sono entrati 35 milioni e dalla cessione di Sergei altri 40. Invece, facendo un conto rapido, i biancocelesti non hanno superato né i 35 presi dalla Champions e né i 40 presi dalla cessione di Milinkovic-Savic. L'investimento su Castellanos è intrigante, ma continuo a ritenere che sia stato fatto troppo presto, con Immobile ancora titolare inamovibile. L'ex New York potrebbe vedere il rettangolo di gioco con il contagocce. Il colpo vero è Kamada, anche se è fuori ruolo, non essendo né una mezzala né un'ala, ma un trequartista. E Sarri il trequartista non ce l'ha.
Mi piace molto di più l'arrivo di Guendouzi, giovane e vero sostituto di Milinkovic, mentre trovo azzeccatissimo l'arrivo di Rovella. Servivano dei terzini, un centrocampista forte, un attaccante meno costoso, magari all'Anzolà. Però non è male come mercato. Curioso di Isaksen, giovane fascia del Midtjylland, che Sarri potrebbe valorizzare. Voto al mercato, 6,5. Lecce di Trinchera. Finalmente anche i salentini ragionano da squadra che vuole arrivare ad una salvezza ponderata, senza navigare a vista. L'unica cessione, per una cifra importantissima, è stata quella di Huijlman per 18 milioni allo Sporting Lisbona. Poi però ha perso tutti i prestiti fatti, da Colombo a Malè, passando per Umtiti. Poteva essere un problema l'addio del mister Baroni, ma invece la società ha saputo presentare una squadra niente male ai nastri di partenza. Malè è stato acquistato tutto per poi essere addirittura mandato a crescere. Quindi sono state tolte le castagne dal fuoco sul discorso porta con l'investimento su Falcone. Presa la scommessa Almqvist, davanti è arrivato anche Krstovic, a 4 milioni di euro. In mezzo al campo Kaba è stato pagato 3, con a fianco Ramadani, in mediana fatica sulla tre quarti Rafia. Poi geniale l'arrivo a zero di Venuti, ottimo e che dà esperienza. Bene anche il ritorno di Udin sulla fascia. I salentini hanno acquistato 11 calciatori, tutti di proprietà, a dimostrazione che l'obiettivo è quello di rimanere in Serie A a lungo termine. Voto al mercato, 7,5. Milan di Furlani e Moncada. Lo so, fa strano, perché tutti ci aspettavamo Milan di Maldini, ma qualcosa non è andato. E vi dirò, esattamente come i cugini, hanno adottato due strategie completamente diverse però. Se l'Inter ha messo esperienza e puntellato, il Milan ha rivoluzionato. La partenza di Tonali sembrava essere l'inizio della fine, invece è stata la svolta. In mezzo al campo sono arrivati Reinders e Loftus-Cheek, poi hanno completamente rifatto l'attacco con Pulisic, Chukwueze, Okafor e Luca Romero. Unica pecca, l'arrivo di Jovic. Con Taremi sarebbe stato un 9,5, pensate, e Milan regina del mercato. Ma non sempre si può sognare di migliorare. Forse manca ancora un terzino destro, ma Pioli può tranquillamente adattarci Calulu quando non c'è Calabria. Attenzione anche a Musa, che ancora dobbiamo vederlo. Bene anche il lavoro con gli esuberi, per essersi liberati di Selmeker, Messias, Rebic e Tatarusanu. Voto al mercato, 9. Monza di Michele Franco e Adriano Galliani. Tutti ci aspettavamo le montagne russe dopo la stagione scorsa, invece è stato un calciomercato di puntellamento. Oltre tutti i riscatti che sono costati più di 40 milioni, la compagine Brianzola è arrivata a completamento. I parametri zero di D'Ambrosio e Gagliardini danno esperienza senza fargli cambiare città, mentre incuriosisce Kyriakopoulos sulla sinistra. Nel finale hanno fatto anche la punta con l'arrivo di Colombo in prestito. Non male, ma due partenze peseranno tanto. La cessione di Carlos Augusto e l'addio per fine prestito di Rovella in mediana. Voto al mercato, 6. Napoli di Mauro Meluso. Solito mercato molto intelligente, nel quale i partenopei continuano a scommettere. La partenza di Kim era obbligatoria, ma l'arrivo di Nathan non possiamo giudicarlo ancora, con non avendo praticamente mai visto. Cagliuste a me piace, ma dopo i primi brutti 45 minuti è scomparso. Benissimo l'aver piazzato Lozano per Lindstrom, che gioca fuori ruolo, ma Garcia saprà adattare. Avrei alzato il voto con Gabri Veiga, il vero colpo però lo fanno trattenendo sia Osimhen che Kvaratskhelia. Però non alzo il voto più di così, perché forse da una squadra che vince lo scudetto dopo 33 anni ci si aspettava un colpo grosso che non c'è stato. Ma magari sbagliamo noi ad illuderci. Voto al mercato, 6,5. Roma. Nulla contro Tiago Pinto, anche perché la squadra la fa lui, che spendendo esattamente 9 milioni ha preso Lukaku, Renato Sanchez, Paredes, Ndicka, Christensen, Asmoun, Aouar. Eppure il voto non è più alto di così, perché il problema è a monte. Prendere tre centrocampisti, tutti fisicamente disintegrati, non è la mossa giusta. Romelu fa impazzire i tifosi, giustamente, ma sei passato da Scamacca a Duvan, da Marcos Leonardo a Lukaku, quattro calciatori con età e qualità diverse. Cercavi un profilo o un'occasione? La cessione di Matic pesa troppo, sebbene fosse costretta, ma non c'era bisogno di correre per trovare un sostituto. Paredes non è all'altezza e non gli somiglia in qualità. Le due fasce restano ancora
ancora estremamente deboli e la Roma ha ancora bisogno di ripartire dai Bove e dai Pagano. Bravissimo a piazzare esuberi, tra Ibañez e Kluivert ha incassato 42 milioni. Tra i ragazzini Volpato, Tahirovic, Carles Perez, Missoli e Reynolds quasi altri 30. È riuscito pure a piazzare gli esuberi Shomurodov, Villar, Solbakken e Vigna. Ma con la partenza di Ibañez andava preso un braccetto veloce che invece non è arrivato. Con il budget a disposizione e le richieste fatte gli ha fatto un miracolo. Ma io la progettualità non la vedo. Vota al mercato. 6,5. Salernitana di Morgan De Santis. Il primo vero colpaccio la Salernitana lo fa tenendo Bulaiedia dopo aver speso 12 milioni per riscattarlo. Non c'è margine di vendita a cifre elevate come le richiede la Salernitana e allora rimane. Pirola dietro viene confermato ed è titolare. Poi però scommette e basta. Lo fa col ventenne Legoschi in mezzo al campo, il 19enne Chauna sulla fascia, ancora con il nigeriano Ikuemaesi, classe 2001, in attacco. In totale pagati 8 milioni, non bruscolini. Poi durante il calciomercato piazza anche due colpi ad effetto, cioè Costil, che secondo me però giocherà molto poco, e giovane Cabral, eterna promessa che ha floppato alla Lazio. Il mercato alla fine è discreto, sufficiente, soprattutto per aver tenuto ogni nome a disposizione di Paolo Sousa, con cui la scorsa stagione hanno centrato una salvezza mai messa in discussione. Voto al mercato, 6. Sassuolo. Giovanni Rossi. A passare da un progetto vincente ad uno tossico, il passo è breve e forse è l'errore che anno dopo anno sta commentando il Sassuolo. Gli emiliani hanno sempre avuto lo stesso modus operandi: compro a 1, vendo a 6,7, poi ne compro 2 a 3 milioni. Va bene, ma quando inizia ad incassare tanto, anche le spese dovrebbero aumentare. Da cessioni avvenute nelle sessioni precedenti, i neroverdi hanno incassato 30 milioni da Locatelli, 26 da Raspadori, 25 da Traoré. Un totale di 81 milioni che potevano permettere al direttore sportivo di costruire una squadra d'Europa. Invece no, perché rispetto alla rosa dello scorso anno è partito anche Frattesi, sostituito da Boloca, che viene dalla Serie B. Poi l'ultimo giorno hanno fatto un regalo alla Fiorentina, dandogli Maxim Lopez, sostituito da Lipani, anche lui proveniente dalla B. Infine un mercato di scommesse, come al solito, da Volpato a Missori, passando per Mulattieri e Pedersen, ancora Viti. Non mi convincono nemmeno Vigne e Castieco, insensato prendere Cragno senza farlo giocare. Curioso per Racic, questo sì, che una volta era considerato un futuro crack. Sono stati investiti 20 milioni per Pinamonti, cifra che ritengo estremamente elevata. Dare 26 milioni all'Inter tra Pinamonti e Mulattieri, incassando appena 30 per Frattesi, con 8 di questi che andranno alla Roma, è un trucco di magia che gli umani come me non comprendono. Berardi sarà pure rimasto, ma assolutamente controvoglia. Voto al mercato 5-. Torino di Davide Vagnati. La bravura migliore del direttore sportivo è stata quella di riuscire a riscattare tutti i tasselli importanti dei Granata. Da Ilic a Vlasic, passando per Lazzaro e Radonic. La partenza di Singo è intelligente, perché è stata ben pagata e dedicata ad un calciatore valido, ma che non ha mai trascinato i piemontesi. Al suo posto arriva il giovane Soppi, super interessante. In mezzo al campo è Cotamezze, calciatore di quantità, che a Verona si era trovato benissimo con Mister Juric. Bellanova sulla destra sarà il titolarissimo e per me rispetto a Wilfred è ancora più forte. Credo l'Inter si mangerà le mani. Avrei cambiato il portiere, ma forse al mister piace. Su Duvan Zapata ho dei dubbi. Sicuramente è un colpo per il Torino, ma prenderlo con l'esplosione recente di Sanabria rischia di tarpare le ali al paraguaiano in una squadra che fa solo una competizione. Bene aver tenuto Buongiorno, anche se il calciatore che chiede di rimanere con la società che lo aveva già impacchettato ha reso tutto un po' molto kitsch. Voto al mercato comunque 7+. Udinese di Federico Balzaretti. Lo scorso anno ero gasatissimo. Si presentavano ai nastri di partenza con una squadra che a mio avviso avrebbe potuto centrare la Conference League. Un anno dopo quasi rido. È successo di tutto. Beto è stato ceduto dall'Everton per 25 milioni di euro in modo completamente casuale, visto che alla prima giornata giocava titolare. Cederlo per tutti quei soldi è da maestri, lo è meno sostituirlo con Brenner dall'MLS, pagato 10 milioni, e Davis dall'Aston Villa, costatone circa un paio. È partito anche Becao, direzione Fenerbahce, quindi Samardžić. È stato un giocatore dell'Inter per 3 giorni, salvo poi ritrovarselo sul groppone. Bene, mica male. Ma in questo modo la progettualità dov'è? Pereira si è svincolato e pare addirittura che possa tornare perché non ha trovato una sistemazione.
Come se non bastasse, l'anno di praticante Rudy Udoje è finito e si è diretto ufficialmente al Tottenham. E così quelli che nella scorsa stagione erano mere riserve, adesso fanno i titolarissimi. Come al solito è arrivato un pullman dal Watford, poi qualche ragazzino sconosciuto è arrivato, Camara, Christensen, Tikvic, Zemura, Zarraga, Paiero, non so che dirvi davvero, 5 passi indietro. Curioso di vedere Lucca, che però suppongo, così come Pafundi, non giocherà praticamente mai avendo comprato 5 attaccanti. Si potevano fare altre scelte, i prestiti di Soppi e Zapata dall'Atalanta, come fatto dal Torino ad esempio, entrambi ex, investire una cifra su un difensore per sostituire Becao, boh, non mi piace, per niente. Voto 3. E in conclusione, il Verona di Sogliano. Sono arrivati diversi soldi, fra i 15 di Ilic, i 12 di Simeone, gli 8 di Cancellieri, 7,5 di Caprari, come se non bastasse sono partiti anche Tamezze e Sulemana, con un totale di 50 milioni incassati. I scaligeri però ne spendono appena 5, per tenere Duda e Callon. Qualcuno dice, ma ha tenuto i big? Io rispondo, ma quali big? Lo scorso anno, dopo aver smembrato la squadra, si sono salvati per il rotto della cuffia e forse c'era bisogno di qualcosa. Vi ricordo che erano praticamente retrocessi, hanno fatto una rimonta clamorosa e hanno trovato la salvezza grazie allo spareggio e alla mano del capitano. Curioso di vedere Bonazzoli davanti, che però era stato messo ai margini del progetto dalla Salernitana. Folloruscio in mezzo al campo, che arriva in prestito, e Saponara a fare fantasia, che però era svincolato, con Boulà e Serdar, quest'ultimo presto titolare. Però l'impressione è che si dovesse e si potesse fare di più. Addirittura avevano ceduto a due spicci il capitano, Faraoni, ma è saltato il trasferimento a Napoli e non se n'è fatto più nulla. Il vero colpo alla fine potrebbe essere l'arrivo di Baroni, il fuoriclasse della squadra. Voto 5. E questo, ragazzi, era il mio pagellone del calciomercato della Serie A 2023-2024. Fatemi sapere la vostra, come sempre, con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio tantissimo, mi piace. Buccia all'allene come sempre. Ci vediamo al prossimo video!